Dunque, non accenna a scendere in Abruzzo il trend dei contagi da Covid-19, in aumento percentuale sempre più quello generato dalle varie varianti che sono in circolazione. In attesa del bollettino di oggi e anche di possibili nuove misure da parte della regione o comunque dei singoli comuni in cui le situazioni sono un po' più complesse, vediamo. Intanto, dal punto di vista dell'epidemiologia, sia per quanto riguarda l'aspetto quantitativo, ma anche qualitativo, qual è ad oggi la situazione? Lo facciamo collegandoci con il direttore del laboratorio di genetica molecolare dell'Università d'Annunzio, il professor Liborio Stupia, con la nostra Marina Moretti, che oggi è andato a trovarlo. Allora, a te la linea, Marina, quali sono le ultime novità, soprattutto su queste varianti? A te. Buongiorno Carmine, sì, siamo qui in diretta da Chieti dal CAST, che ha un acronimo in inglese che non starò a ripetere, ma che insomma sostanzialmente è il cuore della ricerca sulla coronavirus e varianti. E noi proprio sulle varianti ci concentriamo perché è quello che in questo momento fa maggiormente paura. Professor Stupia, l'inglese ormai, ok, ha acclarato che nella zona c'è quasi al 70% dei tamponi positivi analizzati. Ci chiediamo se ci dobbiamo spaventare, se ci dobbiamo preoccupare, ma soprattutto se è presente la brasiliana, la variante brasiliana del Covid o la sudafricana. La brasiliana è stata trovata in pochissimi casi, noi soltanto uno, i colleghi di Teramo alcuni casi. È però vero che la brasiliana è tecnicamente più difficile da identificare, quindi sicuramente non c'è stata l'esplosione dell'inglese, perché comunque l'inglese da sola è il 70%. La brasiliana dovrebbe essere contenuta, ma non possiamo al momento ancora avere dei numeri precisi. Lei mi diceva poco fa che la variante inglese è relativamente facile ormai identificarla e anche in tempi molto rapidi. Immaginiamo quanti tamponi arrivano qua e quanti devono essere analizzati per ciascuna di queste varianti che si devono andare a cercare specificatamente, cioè non è che appaiono lì, metti sotto al microscopio e appare, per dirlo in maniera semplice. Sulla brasiliana addirittura avete bisogno di un tempo molto più prolungato rispetto all'inglese. Sì, sulla brasiliana c'è bisogno di alcuni giorni dopo aver identificato la positività del tampone. L'inglese ormai è quasi in tempo reale perché abbiamo visto che tutti i tamponi che presentano una certa anomalia adesso sono riconducibili all'inglese. A dicembre no, a dicembre c'era un'altra variante sul territorio che poi è scomparsa, quindi evidentemente quella variante non era pericolosa, tant'è che non era inserita tra quelle che l'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce le varianti da attenzionare, che sono solo tre: inglese, sudafricana e brasiliana. Sudafricana abbiamo casi? Al momento no, noi non ne abbiamo trovato in questo momento. Oh, le faccio la domanda, quella che non si dovrebbe fare perché nessuno è così onnisciente da immaginare il futuro, ma molti sono preoccupati dal fatto che il vaccino possa o meno contrastare anche queste varianti, non tanto l'inglese, ma quanto la brasiliana e la sudafricana. Allora, al momento i dati di laboratorio sperimentali non danno l'idea che ci sia un problema. Quelli epidemiologici li potremo vedere solo quando avremo una sufficiente fetta di popolazione vaccinata al secondo vaccino, quindi quando dovrebbe crescere l'immunità, e vedere lì se ci sono dei casi di reinfezione anche dopo il vaccino. Per il momento è troppo presto per dirlo, però i dati di laboratorio non sembrano poi così preoccupanti. Lei ha parlato di secondo richiamo, molti non sanno che il vaccino non è uno scudo interstellare che lo fai e diventi invulnerabile. Il secondo richiamo necessita comunque di un periodo perché diciamo sia totalizzante l'effetto comprensivo anche del primo. Il secondo richiamo necessita di un periodo, non solo, ma c'è una variabilità interindividuale che noi ci stiamo monitorizzando dopo il primo vaccino, il personale del laboratorio, e ci sono differenze di reazione in base all'età, al sistema immunitario. Non c'è una legge uguale per tutti. Comunque, anche chi avrà fatto la seconda vaccinazione, mi raccomando, mascherina, lavaggio delle mani e distanziamento sociale, comunque, perché ha detto bene lei, non è uno scudo di invulnerabilità, assolutamente. Quindi devono passare almeno quei famosi 15 giorni, anche dopo il secondo richiamo?
Almeno 15 giorni, poi ripeto, c'è molta variabilità individuale, c'è qualcuno che ci metterà di più, qualcuno di meno, ma non bisogna pensare che col secondo uno è invulnerabile. Concludiamo, professore, a me non piace fare la Cassandra, ma quante varianti possono spuntare fuori e alla fine è un braccio di ferro, gli si corre dietro a sto virus? Allora, varianti ne spuntano fuori tantissime, noi ne abbiamo viste tante, ma il problema non è quante sono, ma quali di queste varianti sono più infettive. Per esempio, quindi l'inglese perché si è affermata? Perché è più infettiva. È nella natura del virus mutare. La speranza addirittura nostra dovrebbe essere che arrivino delle mutazioni che danno una variante meno capace di aggredire, che magari sia anche più infettiva ma che dia meno segni clinici, in modo tale che il virus circolerà tra noi come tanti altri virus, come tanti altri coronavirus, senza grandi problemi. Quindi forse la speranza è che il virus scelga di vivere, anche se diventerà un semplice raffreddore, fra virgolette, però in questo modo insomma si affievoliranno gli effetti. Carmine, è tutto qui dal cast di Chieti, siamo Chieti Scalo per la verità, e restituisco la linea, grazie per l'attenzione e grazie ad Andrea Berardinelli che ci ha aiutato nelle riprese.